Amici di Formula Italian Team, benvenuti e buonasera! Da venerdì sono riprese le attività dei campionati dopo una settimana di pausa e come vedete siamo sul circuito di Zandvoort, Gran Premio di Olanda. Siamo nel vivo della seconda metà di stagione e come sempre io qui in cabina di commento non sono mai solo, perché ad accompagnarmi in questa avventura come sempre in questa stagione c'è a fianco a me col microfono, insieme a me in cabina di commento, Mattia Del Corso. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in Olanda, a casa di Max Verstappen. Buonasera, buonasera! In direzione di gara la stanza delle TV, la stanza dei bottoni, Andrea Badolato! Ciao, ciao ragazzi, siamo a casa di Verstappen, ecco, diciamo che poteva iniziare meglio la serata, vabbè, pazienza. È una serata ancora lunga con la sessione di qualifica che è appena iniziata e i piloti che sono già in pista. Stiamo vedendo in sovraimpressione sulla destra quella classifica piloti con Michael che nelle ultime due gare ha tirato uno bel tirone nei confronti di Alessio Fiorino, prima superandolo in Ungheria e poi completando il sorpasso la settimana, pardon, prima su, e poi sì, completando il sorpasso e l'allungo in Belgio, 191 a 170, 21 le lunghezze di vantaggio di Michael in classifica piloti, 40 di vantaggio su Bumpir, vincitore dell'ultima gara, delle ultime due gare della stagione, quindi un pilota che sta cercando di rientrare, 116 punti per Ricky Best, Mix 71 punti, Speri 70, Top Inchestra 51, Salvo Foti 45, Lopeschi 36, F27. Per quel che riguarda invece la classifica per team, la classifica del campionato costruttori, l'attendiamo in sovraimpressione in aggiornamento qui sulle nostre grafiche. Eccola qui che ci viene in aiuto con 210 punti della Red Bull, 40 in più della Ferrari in seconda posizione, che ha una sola lunghezza di vantaggio nei confronti dell'Alfa Tauri. Poi c'è l'Alfa Romeo a 127, l'Alfa Lassa a 101, 92 per la Williams in sesta posizione, 86 punti per la McLaren in settima posizione, 53 punti per la Mercedes in ottava, fa la Nino di coda in una posizione l'Aston Martin con 12 punti. Entriamo nel vivo della qualifica, Mattia, piloti in pista, si iniziano ad accendere i primi settori. Sì, intanto dobbiamo fare il bentornato a Alberto Farris, è un po' che non ci si vedeva questo pilota sul fit, gli facciamo il bentornato anche a lui, in questo momento si sta accingendo a completare il primo settore, credo sia il Krikkonen il primo a finire in 1.09.092, buon tempo per il pilota Alfa Tauri, ipoteticamente si dovrebbe arrivare sull'8 medio, 8 basso. Telecamere che infatti vanno a cercare Alberto Farris, ultima gara ufficiale di Alberto Farris risale a più di due anni fa, era il 29 aprile del 2021, era l'ultima gara della Master League 2020 che Alberto Farris chiuse in decima posizione con 73 punti e due quinti posti all'attivo come migliori risultati stagionali in una di quelle che fu una delle Master League più competitive di sempre. Ci fu una grandissima lotta vinta da Smokeman con Mike, con Matthew, con Re, fu davvero un campionato stellare da questo punto di vista. Sì, fu i tempi d'oro della Master, non che quest'anno ci sia qualcosa da recriminare, perché anche quest'anno la Master ci sta regalando veramente un bel divertimento, tanti piloti vicino, prestazioni sempre di alto livello, strategie di ottima veramente fattura e qualità, quindi diciamo che questo gioco nelle sue pecche comunque ci regalano anche una Master League veramente veramente interessante. Primo intanto a scendere, primo scendere sotto il muro dell'1.9, lo stai dicendo anche tu Ricky Best, un primo 8 secondi, 902 millesimi, 9.0 per Top Inchestra, il vicino a lui, entrambi con lo stesso tempo in 1.09.092, Krikkonen e proprio Alberto Farris, che però ha segnato il tempo poco dopo il pilota di casa Alfa Tauri, che quindi viene classificato alle spalle in quarta posizione anziché in terza. E telecamere che vanno su Michael, che sta andando a chiudere ora il settore centrale del tracciato, lì il tempo da battere è il 23.7 di Ricky Best. Michael passa in 24.3, un crono molto alto, era passato in 24.2 nel primo settore, lì era molto vicino a Ricky Best, non un settore centrale strepitoso per Michael, che va comunque a chiudere il giro. Pensavo per un momento stesse tornando in box, lo mette solo in ottava posizione, è lontanissimo, addirittura quasi un secondo di ritardo da Ricky Best, non certamente il primo tentativo che ci aspettavamo da Michael.
Sì, non so se si è visto, ma nel cambio di direzione ha perso la macchina e la stava praticamente buttando a muro, è riuscito a riprenderla, ha fatto ovviamente non un tempo fantastico, anche se davanti a lui Fiorino non ha fatto altrettanto, perché lui si trova un po' staccato da questo momento dalla pole position di Ricky Best. In questo momento credo si stia preparando Vampir, che credo si sia appena lanciato per il suo giro. Diciamo che in questo momento comunque il pilota che avrà pista libera rispetto ai suoi diretti concorrenti, che un pochino di traffico hanno trovato, niente di fastidioso, però vediamo cosa ci accinge a fare il pilota Alfa Tauri. Partito anche il giro di Lopensky, che parte prima di appunto, come dicevi tu, Vampir, va nel primo settore in 24.3, paga già un decimo e mezzo di ritardo nel primo settore cronometrato. Lopensky nei confronti della miglior prestazione di Ricky Best, da battere c'è un 23.788 nel settore centrale, unico pilota in questo momento, ripeto, vediamo, attenzione, dimmi Mattia. Errore di Vampir, ha toccato l'erba in uscita del primo settore e purtroppo giro buttato. Abortito, era un gran rilevamento nel primo settore, 23.983, velocissimo, unico pilota e anche con ampio distacco ad essere sceso sotto i 24 secondi nel primo settore. Il miglior rilevamento era proprio quello di Ricky Best in 24.139, mentre era passato in 23.983 Vampir nel primo settore cronometrato. Chiude in settima posizione Lopensky, distante 393 millesimi dalla miglior prestazione in questo momento, che è sempre nelle mani di Ricky Best. Stanno già tornando in pista Topping Kestrel, Alberto Farris, Magico Sonny, Tukumik, poi F in pista anche Fara, quindi abbiamo già altra carne al fuoco, altri giri veloci che si susseguiranno in questa parte centrale della sessione di qualifica. 10 minuti al termine, stavo dando un'occhiata anche alle previsioni del tempo, che dovrebbero essere comunque buone, non dovrebbero esserci problemi per i piloti. Solitamente qui in Olanda spesso e volentieri assistiamo a gare particolarmente bizzarre dal punto di vista del meteo, che comunque non è, diciamo, molto stabile. Pioggia che potrebbe arrivare però a fine sessione. Attenzione, stavo guardando in questo momento, avevo gli occhi puntati sulla gara, non avevo invece fatto caso che dovrebbe c'è questa possibilità di uno scroscio a fine sessione. Non è incoraggiante per Vampir, perché se vorrà fare due tentativi con la stessa, con la gomma rossa, e portarsene di nuove per la gara, purtroppo sarà costretto a uscire prima del previsto e avrà un unico tentativo per cercare di piazzare un tempo. Abbiamo già fatto vedere che nel primo settore è molto veloce, è stato competitivo anche nelle ultime gare, quindi comunque già un po' di pressione per il pilota Alfa Tauri. Topping Kestrel, lo aspettiamo al primo rilevamento chilometrico. 24.2, leggermente più lento anche di se stesso, più lento anche dalla pole di Ricky Best, lontanissimo invece da quello che era stato il record assoluto segnato da Vampir, che però poi non ha chiuso il giro in 23.9. Settore centrale per Topping Kestrel, rimaniamo in on board con la sua Mercedes, accende un 24.0, si accende Alberto Farris nel primo settore. Vuole suonare la carica, vuole far vedere che è tornato, non è sempre stato competitivo. 23.7 record nel settore centrale da parte di Topping Kestrel, che va a chiudere il giro. Non è stato eccezionale il primo settore e non basta per 5 millesimi per andare in pole. Alberto Farris invece non si migliora nel settore centrale, 23.8, va a chiudere 1.8902 il tempo da battere l'Alpine di Alberto Farris, che la wild card da solo in Alpine va a chiudere il giro, è terzo a 30 millesimi, fuori Tukumik, attenzione, fuori Tukumik, l'ha persa alla parabolica, uscita nell'ultima curva. Ma non ho visto come, ma molto probabilmente l'ha persa in uscita e della penultima ed è andata a impattare sul lato destro. Intanto si migliora nel primo settore di Ricky Best, 24.0, annullato il giro di Krikkonen. Alessio Fiorino si è lanciato insieme a Michael, se non sbaglio, per il loro giro. Poi Fiorino, controllo in uscita dalla Bock. Vediamo anche Magico Sonic attualmente in quinta posizione. Attenzione! Molto largo, va sull'erba, perde il controllo della vettura. Ricky Best si migliora anche nel settore centrale, poi rientra. Era un po' più veloce, circa 70 millesimi rispetto a se stesso nel settore centrale. Non so se ha fatto una sbavatura nell'ultimo settore del tracciato. Fatto sta che è rientrato ai box. Lo vediamo proprio in questo momento, i meccanici che stanno riportando dentro la sua Alfa Romeo.
Intanto sia Fiorino che Michael non è che stiano facendo dei grandissimi tempi. Attenzione Vampir, 24.0 primo settore, 23.7 nel settore centrale, record, arriva Vampir, dopo di lui arriverà a chiudere anche Alessio Fiorino. Vampir va in pole in un primo 8 secondi, 733 millesimi, mentre è quarto Alessio Fiorino a poco meno di due decimi da Vampir. Fiorino e Michael non è che stanno facendo dei grandi tempi, Luca. Fiorino, per carità, ha guadagnato un po' di posizione, ma Michael piglia quasi ancora più di 4 decimi e si trova in ottava posizione. Oh, anche Ezio Bonni, attenzione, andiamo a vedere subito Ezio Bonni, uscita di curva 1, uscita dalla Tarzan. Sì, non so se forse un'incomprensione o è appena, no, è appena uscito Krikkonen, quindi credo sia più errore del pilota a curva 1. No, bisogniamo... Sì, scusate, mi aveva avvisato che avendo il volante ora sta prendendo mano, quindi probabilmente qualche errorino l'avrebbe commesso. Assolutamente, sappiamo quanto comunque passare dal pad al volante richiede comunque tempo e bisogna imparare ad ambientarsi, stile diverso, feedback diverso. Luca, come anche tu ci puoi assolutamente introdurre in questo argomento, è importante comunque il tempo, non è un qualcosa, sì, che dal giorno alla notte sviluppi. Non è immediato. Intanto stanno arrivando un po' di nuvole, si è coperto il sole, questo circuito di Zandvoort. Quando siamo poco oltre la metà della sessione c'è una bandiera gialla del terzo settore che non ancora è andata via. Andiamo a vedere cosa è successo. È una McLaren lenta. McLaren lenta che sta andando strada ai piloti che stanno sopraggiungendo. Ricky Best torna in pista. Terzo tentativo per il pilota dell'Alfa Romeo che proverà a riprendersi la pole position che in questo momento gli è stata strappata da Vampir in un primo 8 secondi, 733 millesimi. Rientra... In questo momento Gagliaz ha fatto un giro, 14esimo, in questo momento è in settima fila davanti proprio ad Ezio Bonni. Intanto Topping si lancia per il suo primo tentativo. Luca, mi sa che dobbiamo tenere d'occhio il tempo, perché se la segnalazione tua è corretta, a breve potrebbe iniziare una pioggia che ovviamente rovinerebbe i piani dei piloti. Errore di Lobensky, che non aveva migliorato nel primo settore ma che si era invece migliorato nel settore centrale, infatti mette la freccia a destra per tornare ai box dal Pierre Williams. Sì, che con piove e c'è Topping Kestrel che era appena proprio in questo momento passato sulla fotocellula del primo settore. Vediamo il riferimento del pilota Mercedes che è un record personale, 24.0 a 23 millesimi dalla pole di Vampir. In questo momento sono in on board con Topping, non è ancora proibitiva la condizione, però qua la pista si bagna in un attimo, quindi vediamo se riuscirà a concludere un buon giro per guadagnare posizione. Addirittura penso che sia abbia ripetuto lo stesso. Oh, si è girato Krikkonen! Si è girato Krikkonen! Errore di Krikkonen che si era però migliorato nel settore centrale, quindi butta alle ortiche un altro tentativo, il secondo consecutivo. Il pilota Alfa Tauri prova a chiudere Topping Kestrel che non si era migliorato nel settore centrale e non migliora. Si lancia Ricky Best intanto, è passato proprio ora sulla fotocellula del primo settore, 24-2, è lontano, a due decimi si gira, direi che adesso la pista non sta più garantendo i livelli di grip che c'erano poco prima che la pioggia impattasse sul tracciato di Zandvoort. E guarda, vedo già un po' di bagnato che si inizia ad appoggiare sulla pista, penso la qualifica si possa concludere. Oh, Farris, eravamo proprio in on board con lui, era prima arrivato lungo alla Tarzan, poi ha provato ad andare sul gas, manovra anche un pochettino disperata, molto ottimista, persa comunque la sua Alpine che si gira all'uscita della Tarzan e quindi, come dicevi tu Mattia, una sessione di qualifica praticamente conclusa adesso. Sì, non penso ci possano essere miglioramenti, la pista è un po' più scivolosa, il tempo di Vampir dovrebbe essere sufficiente, infatti vedo che ha alzato il piede, si butta anche fuori pista per lasciar passare i piloti che lo seguono, quindi penso sia proibitivo in questo momento togliere la pole al pilota Alfa Tauri. Non credo arriveranno miglioramenti, anche perché manca molto poco al termine, 3 minuti, i piloti avrebbero massima attesa di ancora un minutino, eventualmente tornando ai box. Non so, ma direi che non ci sono, non vedo finestre per miglioramenti, ecco.
assolutamente non si può andare oltre, quindi penso che in questo momento il pilota Alfa Tauri porti a casa la pole, e diciamo che fa anche un bel colpaccio, perché gli inseguitori, per essendo lui terzo in questo momento in campionato, attenzione F, si è girata la... Dov'è che si è girato? All'uscita, sì, della 6. Ah, ma... come sarà andato un po' troppo largo, penso l'abbia persa nel cambio di direzione. Sì. Noi ci stavamo dicendo, in terzo in campionato in questo momento si ritrova con Fiorino in quinta posizione e Michael addirittura in nona, quindi attenzione, perché Vampir in questo momento fa un colpo, vediamo cosa potrà fare in gara, perché questo può essere oro per lui in vista del campionato. Può essere una grande occasione, infatti, questa per Alessio Fiorino. Può essere un'occasione per Vampir. Alessio Fiorino che potrebbe tornare ad accorciare su Michael, però lì dietro è un po' difficile. Vampir invece ha una grande occasione, perché sta venendo da un momento molto positivo. Questa, bisogna dire, è una gara che è ancora tutta da vedere, tutta da guardare, ma dopo la ripresa delle attività, dopo la pausa natalizia, Vampir sembra aver cambiato completamente passo, e bisogna anche dire che tra poco prima delle vacanze e poco dopo Fiorino è incappato in un paio di errori molto grossolani che non ci aspettavamo e che gli sono costati molti punti. Sì, in Ungheria c'è stato il tamponamento sotto safety car, in Belgio rifrescami la memoria perché non è una pista che a me porta buoni ricordi. In Belgio l'assetto terribile che lo fece sprofondare fino all'arrivo della pioggia quando ormai era troppo tardi. Ah, perfetto, quindi grazie per il rinfresco. Io purtroppo non ho bei ricordi quest'anno, visto avendoci corso in Pro e Master, né una né l'altra è andata bene, quindi diciamo che preferisco non ricordare. Però sì, diciamo che il pilota Ferrari in questo momento, rispetto ai suoi diretti contendenti a ripresa del campionato, ha fatto delle sbavature anche importanti, perché l'assetto ci può anche comunque stare fino a un certo, ma in Ungheria ha fatto un errore veramente grossolano, ha tamponato davanti a lui una vettura che non si è accorto rallentava sotto safety car, quindi un errore che gli è costato caro punti e ovviamente tutto questo regalo sia a Michael che a Vampir. Adesso in questo momento Vampir è quello che ha un'ulteriore possibilità per riavvicinarsi là davanti, quindi vediamo un po' cosa potrà fare il pilota Alfa Tauri. Resta stoicamente in pista Gallianz, che tra l'altro è ancora su gomma slick da asciutto, gomma rossa, probabilmente sta prendendo più confidenza col tracciato che altro. Ovviamente non arriveranno miglioramenti cronometrici per il pilota dell'Alfa Romeo, che occupa la 14ª posizione in griglia di partenza, lontano 8 decimi, griglia tra l'altro molto compatta, Mattia, perché ovviamente il tracciato è molto corto, aiuta a vedere distacchi ravvicinati. Dal primo al 15esimo, tolto Ezio Bonni, che certo non ha fatto la sua miglior qualifica, sono tutti in meno di un secondo. Ci sta, infatti, se andiamo a vedere anche per esempio solo le prime sei posizioni sono in meno di due decimi, altrettanto tra la settima e decima posizione ce ne passano altrettanti due, quindi molto vicini fra loro i piloti. Però in questo momento quello che ha fatto la differenza è Vampir, che si è portato a casa la pole position, secondo Ricky Best e terzo Top Inchester, a seguire Luni, Fiorino, Alberto Farris al rientro, ottima posizione per lui, Cricone, Magico Sonny, Michael, Lopeschi. Queste le prime 10. E quindi tra poco andremo, ora arriva ufficialmente anche la bandiera a scacchi, tra poco andremo a vedere quella che è la classifica finale di questa sessione di qualifica, che è una classifica che è rimasta praticamente congelata dopo l'arrivo della pioggia e che vede partire in pole position Vampir, che continua nel suo trend positivo. Eccola qui, partirà a fianco a Ricky Best, poi Top Inchester e Luni e Alessio Fiorino, che in terza fila sarà affiancato da Alberto Farris, poi Grigor e Magico Sonny, Michael sono in nona posizione affiancato da Lopeschi, Tukumic, Stefano Gagnino e McLaren che monopolizzano la sesta fila dello schieramento, Fara, Gallianz e poi in ultima fila, 15ª e 16ª posizione, F con la Alessio Fiorino con la Ferrari. Noi come sempre ci prendiamo una piccola pausa, pubblicità, e torniamo tra pochissimo per la diretta della gara Sport League Gran Premio d'Olanda. A tra poco! Appena provato il simulatore devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo.
L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto ti viene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. Oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali, non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti, e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Eccoci rientrati in diretta con le vetture che hanno lasciato le caselle della griglia di partenza per il giro di formazione. Allora, a proposito di griglia di partenza, andiamo subito a vedere la griglia di partenza di questo Gran Premio d'Olanda con Ezio Pogni ed Effe che sono in ultima fila, 16ª e 15ª posizione, 7ª fila per Galli, anzi 14ª posizione con l'Alfa Romeo affiancato dalla Aston Martin in 13ª posizione. Sesta fila monopolizzata McLaren, un deludente Tukumic solo 11esimo a fianco al suo compagno di squadra Stefano Canino in 12esima posizione. Quinta fila per Lopeschi che la mette in 10ª posizione a fianco a un altrettanto deludente Michael che parte solo in 9ª posizione. 8º Magico Sonny con la sua Aston Martin affiancato dall'Alfa Tauri di Krikkonen. Terza fila per il rientrante Alberto Paris affiancato dal principale candidato al dei principali candidati al titolo Alessio Fiorino, poi Lunia Toppinchestra in seconda fila, prima fila per Ricky Vest, in seconda posizione Vampir che in un primo 8 secondi e 733 millesimi di secondo si prende la pole position. Punto gomme, Mattia, perché ho visto molta scelta con un gruppo che si mischia fra gomma media e gomma hard. Sì, partendo dalla testa Vampir e Ricky Vest partono con media, a seguire lo Topping con hard, Luni e Fiorino media, Alberto Parris hard, Krikkonen media, Magico Sonny hard, Michael media, Lopeschi e Tukumic con hard, Stefano Canino con media, hard per Fara Cerberus e a finire Gallian Sepp e Ezio Monico con media. Vedremo anche quale sarà la strategia che pagherà di più, magari delle interruzioni che potrebbero arrivare, è una pista molto insidiosa, le barriere sono comunque molto vicine e potrebbero complicarsi le scelte strategiche dei piloti nell'appunto eventualità di interruzioni o di safety car. Arrivano le ultime vetture sullo schieramento, arriva la Ferrari di Ezio Bonni che si ferma e con lei arriva anche la bandiera verde che dà ufficialmente il via alla procedura di accensione dei semafori. Parte la sequenza, 5 luci rosse su il rombo dei motori. Partono in questo momento le vetture, buonissimo lo scatto di Vampir mentre si deve subito difendere Ricky Vest all'attacco di Toppinchestra, l'attenzione dietro a Tarzan è molto insidiosa, partito bene addirittura Ezio Bonni che cerca di farsi all'esterno anche nei confronti di Galli, ha guadagnato subito la posizione nei confronti di F, attenzione davanti con Vampir che cerca subito di scappare, poi Ricky Vest, Toppinchestrel, Luni, Alessio Fiorino, non una gran partenza invece per Alberto Farris che è sprofondato molto indietro, addirittura è in... vediamo, è ultimo, si è appena girato, forse un contatto, si è girato tra l'altro alla Shevlak. Toppinchestrel. Sì, c'è stato un contatto ma non so con chi.
c'è stato un contatto, ma non so con chi. Era vicino in zona con le McLaren, lo vedevamo, erano in lotta, ma non abbiamo avuto subito modo di vedere con chi c'è stato il contatto, la situazione che era molto confusa. Quindi i piloti che stanno andando a concludere il primo giro, 36 i giri da completare qui sul circuito di Zandvoort, e quindi la classifica dopo un giro va ampia di Best of Pinchestra e lui, Alessio Fiorino, Grigon e Michael Magico, Sondi, Lopeschi, Tugumi, Keppe, Stefano Canino, Ezio Bonni, Faragaglianz e Alberto Farris. Sì, guarda, qua possiamo anche, intanto F passa Tugumi che si porta in decima posizione. Qua bisogna subito far presente che è una pista che si guida alla vecchia maniera, non bisogna proprio calcolare l'ibrido, perché quanto lo consumi non ce l'hai più, quindi bisognerà guidare un po' old style, volante, piede bello caldo e cercare di commettere meno errori possibili, perché è una pista che, come hai detto tu, le barriere sono vicine, gli insidie ci sono, quindi vedremo anche sotto questo aspetto cosa ci proporrà la Sport League. Vampir 6 decimi di vantaggio nei confronti di Ricky Best, che a sua volta ne ha altrettanti nei confronti di Top Pinchestra, e poi subito dietro c'è l'Uni, gruppo davanti compatto fino credo a Lopensky in nona posizione, che ha un secondo netto di vantaggio nei confronti di F. Sì, adesso bisognerà stare attenti, perché qua il DRS comunque è utile e non utile, la scia si sente più a livello di disturbo che effettivamente per sfruttarla, quindi vediamo intanto se là davanti che ritmo iniziamo. Attenzione, si difende l'Uni nei confronti di Alessio Fiorino, che prova ad andare subito all'attacco, affonda la staccata della Tarzan, Alessio Fiorino che va all'esterno, resta all'interno l'Uni, restano appaiati, due vanno ancora insieme, attenzione, leggermente lungo Alessio Fiorino, che alla fine deve alzare il piede, grande resistenza di Luni, che ora però mette per un istante Alessio Fiorino in pericolo, perché si avvicina pericolosamente la sagoma dell'Alfa Tauri di Grigon indietro, mentre c'è stato forse un errore di Ezio Bonni che ha perso posizioni. Sì, una piccola sbavatura che ha costretto il pilota Ferrari a cedere parecchie posizioni. In questo momento Luni sta anche facendo il gioco del suo compagno di squadra, sta cercando di non far scappare via Fiorino, anche se in questo momento Vampir, Ricky e Topping sono ancora tutti in DRS, stesso Luni, quindi vediamo intanto quale può essere poi il ritmo di gara. Più o meno la sosta dovrebbe essere intorno al 20° giro, Luca. Vediamo come renderanno le medie le Arda questo 50%, e per il resto sarà fondamentale non commettere errori. Qua, come abbiamo detto, i muri sono vicini, i cordoli sono insidiosi, quindi massima attenzione, però senza ovviamente rallentare, perché qua è un attimo che ci sorpassa. Tutti attaccati, tutti l'uno nel DRS dell'altro, DRS che ora si può attivare, e leggerissima spaccatura dietro la McLaren di Stefano Canino, che ha un secondo di vantaggio nei confronti di Farah. Intanto Alberto Farris suona la carica da solo, a quasi 8 secondi di ritardo dal fondo del gruppo, un primo 12 secondi 414 millesimi con gomma alfa, il giro veloce della gara. Sì, diciamo che la differenza fra le gomme in questa pista è molto minima, può essere al massimo una differenza di durata, ma la prestazione più o meno è simile. In questo momento là davanti solo Topping, nei primi 7 è con gomma hard, vedremo se il pilota Mercedes più avanti potrà fare la differenza. Invece fino alla decima posizione invece ci sono Magico Son e Lopeschi che sono ancora con la gomma bianca, seguire F con gomma nera. Tanto emozione da parte anche di Raffaele Lelli, che rivede Cusco, Michael, l'alias di Alberto Farris in pista. Michael su Krikkonen all'attacco all'uscita della terz'ultima curva e riesce nel sorpasso, si presenta al traguardo del quarto giro davanti e passa anche Magico Sonni, che per un istante voleva provare l'attacco anche nei confronti di Michael. Occhio, perché ora si deve difendere, perché Krikkonen prova a rimanere all'interno, maggiore però è lo spunto di Magico Sonni, che si mette all'inseguimento di Michael, che ora deve recuperare un piccolo gap nei confronti di Alessio Fiorino, perché la lotta gli è costata qualche decimino ed è a un secondo al pilota Ferrari e non ha neanche tanta batteria, ha quasi finito l'energia ibrida. Il pilota Red Bull si deve muovere, perché se perde il DRS poi sarà vulnerabile agli attacchi dei piloti Aston Martin e Alfa Tauri al suo seguito. Non sembra scappare in questo momento
non sembra avvicinarsi in maniera decisa Michael. Vediamo ora se nel misto riesce ad accorciare in maniera più decisa. Non attiva il DRS perché era fuori dal secondo, mentre davanti Alessio Fiorino va nei confronti di Luni, si vede dall'esterno e perde per un istante il controllo del posteriore Alessio Fiorino, un leggero contatto probabilmente senza danni, ma questo ovviamente fa riavvicinare non poco Luni, Michael, che ha incollato Alessio Fiorino, ma perde il DRS Luni, quindi attenzione alla situazione che verrà a crearsi adesso sul dritto. Dovrebbe, si trainano le due Red Bull quasi. Esatto, Luni lascia strada al suo compagno di squadra. Ma va all'attacco anche Magico Sonny, che arriva di gran carriera all'esterno nei confronti di Luni, che poi invece cerca di resistere, mantenere la posizione ancora insieme all'interno. Magico Sonny la fanno appaiata quasi mezza pista. Attenzione Zio Bonny! E questo è safety car. Ed eccoci qui. Ecco la bella sagoma della Ferrari di Ezio Bonny all'uscita della Tarzan. È presto un po' per tutti, secondo me. Allora, qua si possono mischiare le carte, o si va per una strategia fino in fondo o si va per una doppia. Vedremo cosa decideranno i piloti. Se no, rimanendo in pista non si avrà ancora tantissima prestazione, ma la durata, come abbiamo detto, di queste gomme c'è, quindi penso possano ancora rimanere in pista. Non penso ci sia qualcuno che azzarderà la sosta, tutti molto vicini, ci sarebbe tanto traffico da dover recuperare. Questo può tornare utile invece ad Alberto Farris, che potrebbe decidere di montare una gomma media e poi successivamente montare una gomma rossa. Lui forse è l'unico che in questo momento potrebbe accettare questo. Mattia, ti abbiamo perso per un istante. Ora mi sentite? Sì. Ok, no, dicevo che l'unico che poteva sfruttare la sosta sotto questa safety car potrebbe essere Alberto Farris. Invece no, Vampir rientra. Vampir rientra, lo segue Ricky Best. Vediamo il piloto con gomma dura invece. Topping non rientra, infatti. Un po' al limite. Penso vadano a questo punto per due soste, perché non arde. Sì, ce la fai, non hai tanta prestazione, però chi è, ipoteticamente ti fa una sosta? Intanto F e clicco nel 5 secondi. Velocità in corsia box, qui ricordiamo il limite non è di 80 km orari ma di 60 km orari, a volte basta un piccolo errore di distrazione, anche di abitudine, si incorre in un grossolano errore. Sì, intanto in questo momento chi era su gomma media è passato su gomma hard, invece chi era su gomma hard è passato su gomma media. Penso comunque un'altra sosta la vedremo, però mi sembra un po' azzardata la scelta là davanti di rientrare. Penso che sia più corretto o rimanere in pista o eventualmente sfruttare due gomme rosse. Non vorrei proprio non andare in fondo a fare 30 giri di gomma hard. Lo fanno, ma non hanno una gran prestazione. Rischieresti che chi monta gomma media o gomma rossa ti venga a riprendere. È vero, non si passa facilmente, il ritmo più o meno si plafona, però comunque gomma nuova, abbiamo visto già quest'anno, è molto più efficace rispetto agli altri anni, rispetto a una gomma usata. Intanto Alberto Farris, come dicevi, essendo un pilota di quelli che era su gomma hard, è andato su gomma media, è in 14ª posizione. Chiaramente dai piloti che ora sono su gomma media, che in questo momento sono solamente Stefano Canino, Alberto Farris e Fara, da loro certamente ci si aspetta la seconda sosta, oltre a Topping, Magico Sonny, Lopeschi, Tupnik, i piloti che sono lì davanti perché erano su gomma hard e non si sono fermati. Sì, loro hanno deciso di cambiare strategia, anche se Stefano è l'unico ancora con gomma media in pista. E adesso vediamo, perché in questo momento bisogna vedere quanto ci metterà Vampir a ritornare sul gruppo di testa. Bisogna vedere quanta fatica faranno i piloti rimasti in pista con gomma usata. Intanto F si riferma ai box, forse cambia gomma. Sconta la penalità, è strano che non l'abbia fatto Grigonen. Forse non se lo ricordava, un po' di attenzione su queste cose, purtroppo anch'io avrei fatto come Grigonen, quindi anch'io non me le ricordo mai queste cose. Bravo a F a ricordarsi queste regole. E a cambiare anche gomma, perché torna in pista su gomma media, ovviamente una gomma media nuova. Sì. Intanto davanti, andiamo a fare a ricapitolare la classifica dopo questo Balzer di pit stop imprevisto. Topping Kestrel davanti, Zia Magico Sotti, Lopeschi, Tupnik, Stefano Canino, che non si sono ancora fermati.
mentre si sono fermati tutti quelli dietro: Vampi, Righi, Alessio Fiorino, Michael Luni, Krikonen, Gallianz, Alberto Farri, Sfara ed Effe. Con 5 secondi che poi verranno scontati sulla prossima sosta, ancora da scontare da parte di Krikonen. Vediamo, il gruppo è sostanzialmente compatto, infatti ecco qui che arriva l'avviso della direzione gara con la safety car che rientrerà in questo giro e allora abbassa ulteriormente l'andatura top in Kestrel, che fa andare via la vettura di sicurezza e si prepara alla ripartenza ricompattando il gruppo. Vediamo quando deciderà di dare lo strappo, si può quasi arrivare al limite del rettilineo, però vediamo se deciderà di strappare prima il pilota Mercedes. Si tiene molto vicino a Magico Sonny, fa molto zig zag, cerca di mantenere più temperatura possibile su questi pneumatici. Riparte Top in Kestrel, ma è molto vicino Magico Sonny, attenzione! Non si è fatto sorprendere Magico Sonny, che è molto vicino Top in Kestrel, si difende Magico Sonny, prende tutta la scia. L'interno da parte di Top in Kestrel, l'esterno da parte di Magico Sonny con Top in Kestrel che lo porta verso l'esterno. Attenzione perché affonda molto bene la staccata all'esterno. Magico Sonny che ha un leggero sovrasterzo in uscita. E alla fine Top in Kestrel incrocia e mantiene la posizione di una battaglia che forse potrebbe essere non ancora finita. Ancora la parte di Top in Kestrel, mentre Vampi dietro ha già superato Stefano Garino che è in difficoltà. Prova a farsi strada anche Ricky Best nei confronti del pilota della McLaren, ma qui non c'è spazio. Mentre davanti ancora Magico Sonny che va appaiato con Top in Kestrel. L'attenzione qui potrebbe non esserci spazio, ma sul corto Top in Kestrel. E allora per un momento si stava per infilare Lopeschi, alla fine Magico Sonny sembra essersi riuscito a prendersi la posizione. Sì, penso il passo da parte del pilota Aston Martin, intelligente anche Vampir che è riuscito subito a mettere Stefano Canino in mezzo ai suoi diretti avversari per la gara. Attenzione Ricky Best, ma mi sa che forse c'è stato qualche contatto, eh? Attenzione perché c'è stato un bel rallentamento, non vorrei che ci fossero danni a qualcuno lì dietro, perché Fiorino era molto vicino, come Michael era molto vicino attaccato al posteriore del pilota Ferrari. Vampir un collato a Tugurin, va subito all'attacco, arriva la velocità del vento, non c'è ancora abilitato il DRS, dentro Vampir già in quarta posizione. Ottimo lavoro da parte del pilota Alfa Tauri, si sta avvicinando facilmente alla vetta come era prevedibile, poi ovviamente anche la battaglia prodotta su Stefano Canino. Il pilota Red Bull comunque un po' più in difficoltà rispetto ai suoi diretti. Attenzione a Ricky che ci prova all'esterno dietro Luni e anche su Stefano Canino che continua a perdere posizioni. Ricky prende anche lui una posizione nei confronti dell'altra McLaren di Tukumic. Sì, si rimette subito all'inseguimento di Vampir che in questo momento ha il suo bel da farsi con il pilota Williams Lopeschi e sembra essere uscito bene, ma non penso affonderà in questo momento la staccata. Attenzione, si difende all'esterno Alessio, all'interno Alessio Fiorino, va all'esterno Michael, leggero contatto fra i due, Alessio Fiorino si difende all'esterno, resta affiancato Michael che continua la manovra nei confronti di Alessio Fiorino, ancora leggero contatto fra i due, la tengono di nuovo in pista. Spettacolare lotta fra Fiorino e Michael davanti. Attenzione Lopeschi, si muovono un po' tutti. Lopeschi dentro nei confronti di Top in Kestrel dall'esterno della Tarzan, prova a sfruttare la pendenza e il banking della prima curva, alla fine rimane dentro, il contatto ha toccato l'erba, perdendo il controllo della vettura c'era troppo poco spazio, forse valeva la pena alzare il piede invece di prendersi questo rischio e stare in due lì. Sì, non gli ha concesso molto spazio il pilota Mercedes, ha voluto comunque azzardare, è arrivato il contatto e il pilota Williams girato Lopeschi. E allora Magico Sonny e Top in Kestrel con Vampi, Ricky, Tugumic, Michael, Fiorino, Luni e Krikonen vanno via in gruppo compatto, mentre dietro Stefano Canino sta facendo da tappo al gruppo formato dalle due as di Fara ed Effe, poi Gallianz, Alberto Farris e Lopeschi. Alberto Farris non eccezionale in ripartenza, ha perso un po' di posizione, intanto Fara supera Stefano Canino che è ancora in pista con una gomma usata rispetto ai suoi avversari intorno che sono su gomma nuova. Vediamo se arriverà anche l'attacco da parte di Effe, apre il DRS davanti, attenzione Top in Kestrel all'attacco nei confronti di Magico Sonny, si riprende la prima posizione, all'attacco anche Michael nei confronti di Tukumic, la tiene dentro. Ancora Top in Kestrel con Magico Sonny che si riprende la posizione.
Sì, sbavatura del pilota Mercedes in uscita di curva 1, ha perso il posteriore e ha dovuto lasciare il passo al pilota Aston Martin. Che già lampeggia il pilota Mercedes, quindi ha già finito tutta la potenza dell'ibrido. Tendenzialmente Topic Castle è stato sempre uno dei piloti che ha utilizzato molto l'ERS. Diciamo che è una situazione che non mi sorprende, poi ovviamente è una situazione di grande battaglia, di grande concitazione, non mi stupisce che abbia usato molto del suo ibrido. Sì, anche perché in questo momento Vampir gli rampa letteralmente addosso, non penso ci metterà molto a passare, anche perché dovrebbe cercare il pilota Alfa Tauri di mettere subito i due piloti davanti a sé, in mezzo fra lui e Ricky, per cercare poi di gestire il ritmo. Non credo si arriverà fino in fondo con questa strategia, quindi dovremo aspettarci un'altra sosta, però già iniziare a costruirsi un pochino di gamma sarebbe assolutamente. Vampir a top in testa che già lampeggia, prova a prendere tutta la scia di Magico Sonny, ma va all'esterno Vampir che prova ad arrivare con più velocità. Anche top in testa però succhia tutta la scia di Magico Sonny, ha più grip, vuoi per la gomma vuoi per l'esterno. Vampir che alla fine riesce a chiudere il sorpasso, non si riesce invece ad infilare Ricky Best subito dietro, mentre dietro c'è lotta con F che ha scavalcato Turkumic. Sì, attenzione che Vampi non si prende comunque rischio in questo momento, invece Ricky ci riprova di nuovo. Oh, esterno! Va totalmente sull'erba, era molto ottimistico, l'abbiamo visto in onboard in diretta, il punto in cui ha cercato di mettere comunque il muso Ricky. Attenzione, sbavatura di Magico Sonny, prova di incrocio in uscita Vampi per cercare di uscire veloce e cercare subito di mettere il pilota Aston Martin alle sue spalle. Riesce a difendersi ancora Magico Sonny, ma nel prossimo passaggio fra pochi metri non avrà più il DRS ad aiutarlo e quindi Vampir avrà la possibilità di cercare un attacco molto più comodo. È già vicinissimo nei confronti di Magico Sonny, spalanca l'ala, prova ad andare all'interno Magico Sonny, avrà più velocità ovviamente Vampir, che ha gestito ottimamente anche l'energia ibrida. Va Vampir che si mette al comando, mentre dietro l'attacco di Ricky Best all'esterno nei confronti di Topin Kestrel, ancora una volta riesce ad avere più grip, ancora una volta Topin Kestrel, attenzione dietro Luni, Alessio Fiorino, con Luni che va all'interno, Alessio Fiorino che affonda la staccata, ma deve frenare ancora di più perché deve evitare di prendere il... Attenzione dietro Luni! Luni si è girato! Luni si è girato nel safety car, ha distrutto completamente l'ala! Sì, è anche bloccato, quindi non... Il pilota usa ovviamente il rimposta pista in questo caso. Intanto c'è Stefano che era uscito dietro la safety car, si era fermato proprio preciso Stefano Canino con la sosta, e questa ulteriore pecca per la gara, perché in questo momento chi ha gomma hard può montare gomma media e andare fino in fondo gestendo bene il ritmo, però chi è su gomma hard a questo punto se ha una seconda media, bravissimo, se no è costretto a dover inventarsi qualcosa. L'inventarsi qualcosa credo in questo momento sia restare in pista, perché non ci sono altre alternative. Però su questo posso dare un po' di ragione a Vampir, perché comunque lui è andato molto adagio prima con tutti, ha gestito bene il ritmo in sosta, quindi penso abbia un'altra media, non penso... Vediamo un po' di... tutti dentro Vampir, Magico Sonny, Ricky, Topping. Non si ferma Alessio Fiorino. Un po' azzardato. Tanto. Cioè Alessio Fiorino spera in un'altra interruzione a questo punto. Vampir gomma nuova media, quindi per lui non c'è nessun tipo di problema andare fino in fondo. E in più rientrerà subito dopo Alessio Fiorino. Vediamo Stefano, perché era rientrato ma è lontano. Non credo riuscirà a prendere... Beh, forse riesce a prendere qualche posizione. Potrebbe stare un colpo, no, Stefano. No, ancora il Delta. No... Ancora il Delta, vabbè, giustamente. Però vediamo, perché stanno uscendo e va via ora il Delta. Forse davanti a Gallianz. Sì, davanti a Gallianz, è ottavo Stefano Canino. Aveva fatto giusto la sosta mentre stava uscendo la safety car, quindi perfetto timing per lui. Buon recupero, ottava posizione per lui. Anche Fara in settima posizione. E in questo momento Luca si rimischiano nuovamente le carte, però con una differenza che in questo momento Vampir, Magico Sonny, Ricky Best, Topping Cluster, Michael e Fara sono su gomma media nuova. Fiorino ancora in pista con 8 giri su gomma bianca, quindi
deve essere anche qua furbo Vampir a togliere subito Fiorino dalla prima posizione e metterlo tra sé e i suoi seguitori. Sarà certamente una ripartenza molto vivace quella che ci attende dopo questo regime di safety car, il secondo di questa gara. Tra l'altro, analizzando le statistiche, non è certamente una pista molto amichevole per quanto riguarda la pole position, perché nella storia del Gran Premio di Olanda, da quando si corre qui a Zandvoort da 3 anni, in Sport League non ha mai vinto il pole. L'ha vinto 2 volte il pilota partito secondo e una volta un pilota partito in 15ª posizione. Per quanto riguarda invece le edizioni complessive, contando anche tutte le categorie, è appunto sempre la seconda posizione. Attenzione, Alberto Farris, 5 secondi di penalità. Era rientrato per passare a gomma media. Purtroppo ha esagerato una un pochino d'entrato. Infatti il suo ritorno non è brillante come le sue stagioni passate. Quella sì, si è visto qualche sprazzo, però bisogna anche tirar via un po' di ruggine. Dicevo, anche contando tutte quante le categorie, la casella fortunata rimane sempre la seconda, perché quasi il 50% delle volte, 5 su 12, ha vinto il pilota partito secondo. La metà delle volte, 6 su 12, ha vinto il pilota partito in prima fila. Quindi solo una volta ha vinto il poleman. E addirittura in queste 12 edizioni, in 2 occasioni, ha vinto il pilota un pilota partito fuori dalla top 10. Perfetto, allora se il signor Vampir ha sentito tutto ciò, può dare la colpa a te se succede qualcosa, non può darla colpa a me. La statistica non la scrivo io. Esatto. Quindi posso solo riportare il fattuale. Esatto, quindi un po' più di pressione per Vampir. Intanto ci accingiamo a ripartire, Luca. Con 20 giri ancora da coprire, adesso è appunto Alessio Fiorino a fare l'andatura del gruppo. Dietro di lui Vampir, Magico Sonny, Ricky Besto, Pink Kestrel, Michael, Fara, tutti su gomma media. Sì, sarà importante per Fiorino ripartire il più tardi possibile per non permettere ai piloti con gomma media di passarlo con facilità. E attenzione a Magico Sonny, perché prima è stato molto intelligente e molto furbo di sfruttare la ripartenza per passare poi subito con Pink Kestrel. Quindi attenzione al pilota Aston Martin, che anche lui su gomma media nuova. Attende molto Alessio Fiorino nella ripartenza, vuole cercare di concedere meno occasioni possibili. Aspetta praticamente l'ultimo e riparte proprio adesso sul traguardo, e tra l'altro riesce anche a sorprendere Vampir, mentre Magico Sonny invece sorprende Ricky Best, che perde la posizione. Attenzione Ricky Best, che tra l'altro ora deve fare i conti anche con Topping Kestrel, quasi va sull'erba, passa Michael dietro una bandiera gialla. Tukumic fermo in curva 1, prende un contatto, riparte Tukumic, rage quit non quotato. Sì, non ho visto un contatto particolare. Ha rotto l'ala, vedevamo dei frammenti di ala in pista e la bandella anteriore destra e l'ala anteriore di Tukumic danneggiata. Purtroppo penso il pilota ritirato, quindi attenzione perché Vampir rampa su Fiorino, importante non commettere errori, cercare di passarlo il prima possibile e cercare soprattutto di portare a fine la tua gara. Ancora un paio di giri prima che il DRS verrà attivato e quindi eventualmente il sorpasso di Vampir potrebbe anche essere più agevole. Sembra però molto vicino in questo momento, sembra avere il passo per poter andare subito all'attacco Vampir nei confronti di Alessio Fiorino, credo sfrutti anche molto della sua parte ibrida. Alla fine però Vampir si affianca lo stesso, ma la staccata della Tarzan all'interno chiude un sorpasso facile, preciso e indolore. Sì, è stato anche molto intelligente perché ha sfruttato l'ibrido solo nella parte finale. Quando si è avvicinato tanto al posteriore, lì ha dato il colpo di ibrido che è servito per passare Fiorino. E adesso deve cercare, attenzione a Ricky Best che ci riprova ancora all'esterno lì. Esterno nei confronti di Magico Sonny, leggero contatto sul cordolo. Fortunato che non ha perso la vettura. Ricky secondo me è anche troppo ottimista, cioè la pista è molto stretta in realtà. Non so neanche se ci sono danni al fondo, perché ci ha praticamente navigato sopra. Praticamente. Sembra di no, almeno in questo momento, guardando le grafiche, non ci sono dei danni, sono leggeri danni per Fiorino, Magico Sonny, Stefano Canino e Luni. Luni, errore.
momenti non c'entra la vettura davanti a sé, passa Alberto Farris, che però ha ancora da scontare quei 5 secondi, cerca di scappare Vampir, mette subito un secondo fra sé e Alessio Fiorino. 12.035, giro veloce, prova ad attaccare Ricky Best, si affaccia per un istante ma niente da fare, dietro Galli alza l'attacco di Stefano Canino, sale in ottava posizione. Sì, in questo momento sta facendo tutto in maniera perfetta il pilota Alfa Tauri, un po' di lag di Ricky Best. Oh, ancora! In questo momento si sembra essere ristabilizzato, cercheremo di stare attenti per evitare situazioni scomode, però in questo momento l'unico che è riuscito a sfruttare al massimo la sua gomma media è stato Vampi, perché ha passato Fiorino in maniera precisa ed elegante e gli altri invece sono ancora accodati. Sonny sta rampando di chi besta alle loro spalle ma non riesce a farsi strada, prova invece a farsi strada per un istante Michael, che poi alza il piede quando capisce che non ci sarebbe stato abbastanza spazio fra l'erba e l'avventura di Ricky Best. Vediamo adesso, Magico Sonny è molto vicino però non esce molto bene, quindi vediamo se in questo momento Fiorino decide di desistere o cercherà di salvaguardare la sua posizione. Attacca Magico Sonny che va all'interno, prova ad infilarsi anche Ricky Best, che è vicinissimo. Ricky sta prendendo dei rischi enormi. E Alessio Fiorino che dall'esterno esce con meno abbrivio, Ricky Best lo affianca. Vediamo se ne avrà di più per andare ora qui all'esterno. Ma rimangono affiancati Ricky Best e Alessio Fiorino. Alla fine Ricky Best va davanti e rimane incollato anche a Magico Sonny. 2 secondi il vantaggio di Vampir, che nell'ultimo passaggio ha guadagnato altri 7 decimi nei confronti di questo trenino. Si è incollato anche Michael all'Alessio Fiorino. Michael dentro nei confronti di Alessio Fiorino, e va al sorpasso anche lui in un amen, 3 posizioni perse da Alessio Fiorino. Ottimo sorpasso da parte del pilota Red Bull, che non ha perso tempo per non perdere il trenino di Ricky Best e Magico Sonny. Invece là davanti Vampir 2 secondi. Ottima gestione, in questo momento sarà fondamentale per lui non strafare, cercare di portare questa gomma fino alla fine o vedere se dietro di lui possono decidere di cambiare strategia, fare una sosta per cercare di recuperare, essendo che comunque il gruppo è tutto attaccato, la vedo un po' difficile, però in questo momento i piloti vedremo cosa ci proporranno. Intanto Michael. C'è no topping su Alessio Fiorino e si infila anche Fara all'interno. Alessio Fiorino sta tracollando in 7ª posizione, bandiera gialla Lopensky, non so se un contatto anche lui alla Tarzan, forse con Alberto Farris, si è girato anche lui, erano lontani però non credo fossero vicini, ha rotto tra l'altro la bandella anteriore a destra, la anteriore Alberto Farris. Oh no! Muro Alberto Farris, safety car, detriti ovunque, per la terza volta viene chiamata la vettura di sicurezza. Forse Alberto Farris ha ampiamente sovrastimato l'aderenza che avrebbe avuto con quel danno avanti e con le gomme sporche, è andato dritto contro il muro, come se, un po' come quando nella realtà ci si ritrova con l'alettone anteriore sotto la vettura che si solleva. Purtroppo errore abbastanza banale dal del pilota rientrante in Alpine, e altra interruzione, altro cambio di strategia Luca, perché penso che a questo punto o si monterà una gomma rossa o si deve per forza rimanere in pista in queste condizioni. Quello che potrebbe giovare da questo safety car è Fiorino, che però comunque rientrerebbe in un gruppo bello davanti fittizio, i primi tre rientrano, vediamo. Attenzione, errore di attenzione Ricky, ho sentito un botto nel muro. Ho sentito l'errore di un muro, non vorrei. Forse lag, perché l'avevo visto spalmato in entrata box, penso lag. Tutti dentro, attenzione, Vampir riparte con gomma rossa. Magico Sonny, gomma gialla. Rossa anche per Ricky, rossa gialla per Topping, rossa Alessio Fiorino, rossa per Eppe, gialla per Gallianz, Luni gomma rossa, Lopensky gomma gialla, gialla anche per Stefano Canino e per Cricone che sarà verbato prima di tutti.
Sì, l'unico che è rimasto in pista è Fara, e questo è un errore, perché in questo momento era più utile una sosta che rimanere dentro. Lui comunque era accodato al gruppo, poteva seguire. C'è chi ha montato gomma rossa, gomma media. In questo momento può essere un candidato alla vittoria anche Magico Sonny, che ha una gomma media che alla distanza garantisce rispetto alla rossa, che comunque ha un'ottima prestazione. Vediamo quale sarà il risultato, sempre che non avvenga un'ulteriore interruzione. Giro 22 di 36, siamo praticamente al completamento quasi dei due terzi di gara. Terzo intervento della vettura di sicurezza in pista, con Fara davanti che è l'unico, come diceva appunto Mattia, che non si è fermato. Sì, poteva essere una scelta, Luca, ma se non si fosse fermato il pilota di testa, di solito meglio seguire chi fa davanti la strategia per almeno essere alla pari, ma in questo momento lui è l'unico rimasto in pista con gomma usata di 8 giri. Tanto Luni si riferma ai box. I box, andiamo per cambiare l'ala, c'era un leggero lato all'ala, infatti arriva un nuovo muto sulla Red Bull di Luni, gomma rossa e riparte. Crico nel molto lontano, quindi non perderà questa posizione, e penso gomme finite per lui, quindi da qui in poi penso abbia solo gomme usate qualora ci fosse un'altra interruzione. Allora, anche se questa gomma rossa ci sono, è stavo guardando dal monitor, ci sono danni gialli al fondo per Magico Sonny, Alessio Fiorino, Luni e diffusore invece giallo per Stefano Canino. Ah, quindi Magico Sonny ha anche il fondo danneggiato, da grafica. Non si capiva perché facesse così fatica, perché comunque ha faticato un po' prima di passare Fiorino. Forse già da quel momento lì aveva il danno, penso, presumo. Quindi si spiega anche un pochino di difficoltà. Non so, Luca, qual fondo quanto possa interferire, però un fastidio, appoggio, insomma. Un po' di fastidio importante ce l'ha. Quindi in questo momento non so se è informato di questo Vanpir. È vero che sono 12 giri alla fine, però può anche pensare di gestire bene la situazione, non martellare troppo sulla gomma e cercare di comunque sfruttare la difficoltà del suo primo rivale per la vittoria a questo Gran Premio. Oh oh, all'ultimo rientro in questo giro si è riaccodato proprio all'ultimo Krikkonen. E infatti si ferma in maniera abbastanza repentina e improvvisa Fara. Tre ripartenze, tre leader diversi, quindi tre ripartenze differenti. Fara credo cercherà in tutti i modi di sorprendere il gruppo per evitare di essere almeno attaccato subito, ma credo che la differenza di gomma si farà sentire subito. E infatti aspetta fino all'ultimo e riparte. E riparte bene, riparte molto bene, perché lascia sul posto Vampir, mentre dietro Alessio Fiorino su topping, ma l'ha passato prima della linea del traguardo. Credo lascerà la posizione. Sì, lascia la posizione. Vediamo se ora si prova a rinfilare davanti invece Magico Sonny, Ricky Best, che lottano come dietro di Alessio Fiorino. Ancora su topping Kestrel, riesce nella manovra, si punta subito all'inseguimento di Michael. Ricky, sì, Best Ricky ancora va all'esterno qui, stavolta resiste Magico Sonny. Tiene la posizione davanti, prova a difendersi come può Fara con la gomma usata. Sì, deve cercare subito di passare Vampir, di non prendere. Ancora Righi che ci riprova, esce più forte, poi però la strada sbarrata, deve rimanere dietro Vampir all'esterno nei confronti di Fara, chiude un sorpasso stupendo che gli vale la leadership dietro. Abbiamo visto uscire in derapata Magico Sonny, alla fine Righi Best ha preso la posizione, si agganciano invece dietro Michael e Alessio Fiorino, con Alessio Fiorino che ha la peggio e si vede sfilato anche la Topping Kestrel. Sì, attenzione perché c'è un bel parapiglia dietro a Fara Cerberus. Attacco di Michael su Magico Sonny, lo spinge verso l'esterno, ancora un leggero contatto fra i due, c'è pochissimo spazio, Magico Sonny tiene la posizione mentre Luni scavalca Gagliaz, dietro ci riprova Alessio Fiorino nei confronti di Topping Kestrel, che conserva ancora la posizione, ancora incollato Michael a Magico Sonny, mentre davanti va in fa l'andatura su Fara. Ha già guadagnato quasi un secondo il pilota dell'Alfa Tauri.
Sì, che deve cercare di sfruttare bene ma non troppo questa gomma rossa per non arrivare troppo tirato verso fine gara. In questo momento si sta creando il margine per tenere fuori dal DRS Ricky Best, che in questo momento penso voglia subito rompere in due Michael, e passare palla. Michael, attenzione! Non capisce, non si capiscono la vicenda, Michael e Magico Sonny. Da attenzione, ancora la battaglia fra Alessio Fiorino e Topping Kestrel, con Fiorino che sta cercando di infilare il muso della sua Ferrari un po' ovunque, un po' dove può, pur di riprendersi la posizione. Vediamo se ci riprova Michael su Magico Sonny. C'era stato un piccolo misunderstanding mentre in 1-11 e 2 Vampir fa il giro veloce. Niente da fare per Michael, ancora la staccata profonda esterna di Alessio Fiorino, si difende ancora Topping Kestrel, Alessio Fiorino va all'esterno e chiude stavolta il sorpasso nei confronti di Topping Kestrel. In questo momento un bel po' di movimento nelle retrovie dietro Vampir, che in questo momento ha messo fra sé Ricky Best un secondo e 8. Ricky ha anche spremuto un po' il suo ibrido di più rispetto al pilota AlphaTauri, che adesso deve cercare di gestire bene questo gap. Dentro, momento... scusami, Alessio Fiorino su Michael mentre si toccano credo F e Topping Kestrel, sì, F e Topping Kestrel, bandiera gialla. F era all'interno di Topping Kestrel, non so se c'erano gli estremi per provarci in quel punto. Diciamo che si sta assistendo forse a un po' troppa frenesia di una pista che è molto tortuosa, dove è difficile trovare gli spazi. Ancora Michael su Magico Sonny, che ha il DRS, lo ha anche Michael, arrivano entrambi tutti a destra con Michael che ha pochissimo spazio, leggera spallata nei confronti di Magico Sonny, Michael va davanti stavolta, c'era pochissimo spazio, pericolosissimo perché sul cordolo rischiava davvero di poter perdere la vettura in staccata. È stato molto attento Michael, intanto Fiorino passa anche lui, para, è stato molto attento Michael a non commettere quel tipo di errore e a mettersi subito in terza posizione sul podio. Magico Sonny penso stia anche pagando un po' le difficoltà della sua vettura danneggiata, infatti Fiorino arrampa su di lui, tensione molto vicini fra loro, quindi vediamo cosa riuscirà a fare il pilota Aston Martin. Cerca subito di scappare Michael davanti, c'è quasi un secondo di vantaggio nei confronti di Magico Sonny che si difende, va subito all'interno, Fiorino stacca profondissimo, anche troppo, e alla fine va lungo, rischiano il contatto con Magico Sonny che va all'interno, perde di nuovo il controllo mentre stava sopraggiungendo Lopeschi, sta succedendo di tutto, alla fine Lopeschi va lungo. Mi sembra un po' una... un po' trattato ottimismo. Grigonen rischiava di prendere Lopeschi. Davanti, sì, occhio perché si aprono di nuovo, addirittura vanno in quattro. E attenzione, ancora contatto con Alessio Fiorino che è arrivato lungo in staccata. È e alla fine l'uni, mamma, c'è un po' tanta frenesia, ecco, torno al discorso che ho fatto prima. C'è troppa frenesia di infilarsi ovunque in una pista con spazio zero, quindi si rischiano solo frittate. Occhio davanti, Magico Sonny, Alessio Fiorino, prova ad andare all'esterno, Fiorino con la gomma morbida, riesce a difendersi di Magico Sonny che però poi deve subire l'incrocio del pilota Ferrari che prova ad andare all'interno, ancora non c'è spazio. E allora ci prova Luni all'interno! Michael. Luni! Ah, Luni! È davanti! Ok il parapiglia però... un po' di confusione. L'unici riprova, azione di disturbo nei confronti di Alessio Fiorino, va all'interno l'unico che prova la staccata, va più lungo Alessio Fiorino che di nuovo però sbaglia e stavolta per un pelo non va fuori, prova a rinfilare il muso l'uni, alla fine conserva la posizione Alessio Fiorino, ma grande confusione. L'uni tra l'altro piccola sbavatura. Michael su Ricky. Michael è arrivato su Ricky, va all'attacco, Ricky si difende, Michael prova un potenziale incrocio nei confronti di Ricky, alla fine resta dietro, ovviamente ne approfitta Vampir che ha 2,5 secondi di vantaggio. È in questo momento tutto a favore del pilota AlphaTauri, deve adesso concludere questi ultimi 7 giri in tranquillità, non deve sbagliare niente. In questo momento invece Ricky si deve proteggere da Michael che arranca su di lui. Alessio Fiorino ancora su Magico Sonny, cercando di infilare anche il muso un po' ovunque.
protegge rimanendo un pochettino più centrale qui in impostazione del Magico Sonny, che però esce un pochettino più piano, potrebbe pestare ora il fianco ad Alessio Fiorino. Sì, occhio qua a non affondare troppo la staccata, perché è un attimo a perdere il posteriore. Si difende ancora Magico Sonny, vediamo se invece questa può essere una nuova occasione anche per Michael nei confronti di Nicky Best. La prima nel giro precedente è andata via, altro mezzo secondo guadagnato da Vampir, sale a 3 secondi il suo margine, si sposta subito all'interno di Nicky Best, apre il DRS Michael. Va di nuovo all'esterno, è una fotocopia del giro precedente, affonda stavolta in maniera un po' più decisa Michael, arrivano affiancati con Nicky Best. E Nicky Best resta ancora davanti, ci è andato ancora un po' più vicino in questo giro. Michael, vediamo se riuscirà a prepararla meglio la prossima. Mentre dietro Magico Sonny si è riuscito ancora a difendere da Alessio Fiorino, che deve guardarsi anche alle spalle perché c'è un lui molto minaccioso. Sì, in questo momento Ricky riesce a uscire molto meglio in trazione rispetto a Michael, quindi Michael si deve cercare di inventare il sorpasso cercando di concluderlo prima. Adesso Fiorino ne ha tanto di più di Magico Sonny, ma non riesce a mettere il muso. Magico Sonny va sull'erba, Alessio Fiorino lo stava quasi seguendo, non riesce a sfruttare la traiettoria. Dietro loro attenzione a lui. Si avvicina Alessio Fiorino, si affaccia all'interno, niente da fare, molto vicino anche di nuovo Michael Arrighi, stavolta è vicinissimo. Già incollato Michael, che esce dalla parabolica, già in condizione di sorpasso, stavolta è abbondantemente davanti, prima della staccata della Tarzan. Per un istante si riappaccia Ricky, Alessio Fiorino stavolta va davanti con veemenza, va subito a chiudere la porta in faccia a Magico Sonny, si prende la quarta posizione, ma ormai davanti poi sono scappati dalla stalla, Ricky e Michael sono lontani 4 secondi. Sì, in questo momento penso si debba preoccupare più da rientro. Attenzione, bandiera gialla, si è girato. F. E ha rotto tutto l'ala. Attenzione che non possa scattare una nuova safety car. Sembra parte senza una bandiera gialla persistente che viene rimossa, quindi nessun pericolo di ulteriore safety car. Salutiamo ancora tutti quelli che ci stanno seguendo. Ringraziamo Antox147 per il follow. Grazie, grazie, grazie. Continuate a seguirci, continuate a sostenerci. Stasera molto male in generale, troppi contatti, un po' troppo nervosismo. Dice una pista legge. Che non lo richiede, c'ha ragione, non è una pista che richiede queste cose. Penso ci sarà un po' anche da discutere nel post gara. Intanto F con attenzione sta cercando di ritornare ai box, un sottosterzo visto tutta l'ala. Magico Sonny attaccato da Luni, non ne ha più Magico Sonny, passa subito Luni. Mentre davanti girano uguali, Michael ha cercato di dare uno strappetto, ma Ricky rimane in zona di RS. Dietro intanto c'è l'attacco da parte di Lopeschi su Fara, che riesce. Molto vicino anche Krikkonen indietro. Qui ci si gioca la zona punti. Non a decima, undicesima posizione, poco più staccato del Topping, dodicesimo. Sì, in questo momento Vampir sta amministrando bene questa prima posizione, Michael sta cercando di togliere dal DRS, Ricky Best che sta iniziando un po' a faticare, quindi penso sia ancora un po' al limite sulla gomma. Invece Fiorino, che si trova a 3 secondi e mezzo da Ricky Best, sta cercando di rientrare, ma è un po' difficile visti i giri che mancano. Luni dovrebbe cercare, attenzione, Luni a momenti non la perde, quindi deve anche lui stare molto attento perché si espone a un attacco di Magico Sonny. Magico Sonny molto molto vicino, si affaccia per un istante ma resta dietro. Dietro intanto Lopeschi, alla fine chiude la manovra nei confronti di Stefano Ganino, che era in crisi con le gomme. E potrebbero arrivare a breve anche arrembanti Fara, Krikkonen e Topping, Kestrel. Sì, davanti anche Gallian si sta vicino. Davanti intanto 3-3 tra Vampir e Michael, ma i giri sono sempre di meno. Davanti attenzione Magico Sonny ancora con Luni. Lunghissimo Magico Sonny, staccata, reincrocia all'interno Luni. I due vanno ancora appaiati, alza leggermente il piede il pilota della Red Bull. Prova a preparare meglio l'uscita. Qui non c'è il DRS. Prova ad affiancarsi, leggero contatto, va sull'erba Magico Sonny, che alla fine riesce a tenere il controllo della vettura, resta tutto com'è. E alle loro spalle Gallian è spettatore, aspetta un'occasione per infilare il numero della sua Alfa Romeo e cercare di guadagnare queste due posizioni che lo porterebbero in quinta.
la Gallian Santini davanti Michael, quasi riuscito a mettere fuori dal DRS di Best. Fuori, è fuori per poco, ma riesce a prenderlo, c'è un point in prima. Davanti Vampir 3 secondi e mezzo, con Michael più o meno stanno girando su tempi simili, due giri fa stesso passaggio, in questo giro Vampir vince 10 minuti e mezzo nei confronti di Michael, va in gestione per gli ultimi tre passaggi Vampir. Sì, intanto dietro ancora si muovono Magico Sonny e Luni, e si aggiunge anche alla festa Lopeschi, che va all'esterno di Gallians. Prova a uscire, prova meglio Piccolo anche Sova. Controllo, ha provato ad dare il gas prima possibile, ma non c'era aderenza, non c'era grip per andare così presso il gas. Sì, infatti ha dovuto desistere dall'attacco nei confronti del pilota Alfa Romeo. In questo momento vediamo cosa potrà inventarsi Luni per passare Magico Sonny. Là davanti penso, Luca, che rimarremo così fino alla fine. Quindi vedremo un po'. Intanto, oh, Fara! Girato Fara! Contatto con Stefano Canino. Arrivati un po' lunghi in staccata. Davanti Vampir, stavolta è Michael un pochettino più veloce di un paio di decimi, mentre Lopeschi nei confronti di Gallians. Ancora scaramucci, ancora scambi di posizione. Adesso è lui il primo inseguitore di Luni e Magico Sonny. Attacco di Luni, senza DRS, ora Magico Sonny con Luni che resta all'esterno, affonda la staccata, va un po' largo ma staccato molto forte, riesce a tenere la posizione. Attenzione Lopeschi che si fa minaccioso, intanto Ezio Bonni abbandona, era già ritirato. Vedremo un po' Luca in questo momento, davanti tutto cristallizzato, Vampir si è messo in gestione per portare al termine questa gara. Ricky non penso potrà crearsi un'ultima opportunità, prova Alessio Fiorino a rientrare, in questo momento l'unica posizione in ballo è la quinta. Attenzione a Lopeschi. Lopeschi nei confronti di Magico Sonny, si approfitta invece Gallians che va all'interno del pilota Williams, interno che diventa esterno. Affonda la staccata Gallians che va leggermente sulla ghiaia, che lì è subito dopo il cordolo, e quindi bisogna stare molto attenti un attimo a sporcare le gomme, a perdere molto tempo. Lopeschi tiene la posizione, non riesce l'attacco di Gallians, mentre davanti Vampir va a iniziare l'ultimo giro, va verso la sua seconda vittoria in tre gare. Sì, oggi il pilota Alfa Tauri è stato impeccabile, anche molto intelligente, perché ha cercato di sorpassare i suoi avversari in maniera molto logica e contenuta, è stato veramente molto bravo, molto intelligente. Adesso deve solo mettere la firma a questa gara e portarsi a casa una vittoria che lo rimette in lotta in maniera importante nel mondiale, visto che comunque i suoi diretti concorrenti sono alle sue spalle. Ultime curve per Vampir, che mantiene i 3 secondi di vantaggio nei confronti di Michael. Eccola qui in sovraimpressione la classifica, che in questo caso diventerebbe 209 Michael, 182 Alessio Fiorino, 176 Vampir, che tornerebbe in piena lotta, meno 33, l'ultima curva, poi la parabolica, intanto c'è una bandiera gialla. Vampir vince il Gran Premio d'Olanda e lo fa in maniera autoritaria, splendida, con una gara gestita in maniera perfetta. Secondo è Michael, terzo è Ricky Best, che continua il suo filotto di podi, che se non vado errato con questo dovrebbero essere 4 di fila. Alessio Fiorino chiude in quarta posizione e ancora una volta Alessio Fiorino continua un trend di gare tutt'altro che piacevole a livello di risultati. Sì, diciamo che c'è stato un errore anche di strategia, quando gli altri sono rientrati lui è l'unico rimasto in pista con gomma hard, e se non fosse uscita la safety car poteva anche andargli peggio, quindi comunque ha portato a casa un buon risultato, errori che deve assolutamente colmare, perché questa lotta si sta facendo molto molto tirata fra loro tre, Michael, Vampir e Fiorino. E allora Vampir, ovviamente Vampir, Michael e Ricky li avremo qui in cabina di commento con noi per le interviste del dopogara.
Mattia, Vampir ormai rientra salvo disastri in piena lotta per il campionato, a 33 punti di ritardo da Michael. Sì, e quest'oggi bisogna soprattutto far presente che rispetto ai suoi diretti concorrenti non solo ha fatto vedere un'ottima prestazione, ma ha anche fatto vedere un'ottima gestione e qualità mentale, perché come abbiamo già detto prima è stato perfetto e impeccabile nei sorpassi, perfetto e impeccabile nella gestione della strategia, è stato ulteriormente perfetto a portare a casa questa vittoria che per lui è oro anche in vista del campionato. E quindi podio per Vampir, Michael e Ricky Best, che ricevono i rispettivi trofei e andranno a festeggiare con abbondante champagne questo Gran Premio d'Olanda. Buon risultato per tutti. La rimette in piedi Michael, che partiva dalla nona casella. Alessio Fiorino esce con un quarto posto, che è più che altro un agrodolce, mentre Vampir continua in una serie di risultati positivi che, come dicevamo prima della diretta, continuano da poco prima della pausa, da dopo la pausa natalizia, pardon. È rientrato con nuove energie e sta facendo tutto bene, quindi complimenti a lui, bellissima vittoria. Per il resto, i suoi inseguitori, ancora sbavature, ancora errori, quindi tutto a favore suo in questo momento. Giro veloce che è stato segnato da F, che però è in tredicesima posizione e che con 1.11.252 peraltro dovrebbe essere comunque di Vampir, che quindi porterebbe a casa anche un punto addizionale che lo porterebbe a meno 5 da Alessio Fiorino e a meno 32 da Michael. Detto questo, noi ci ritroviamo tra poco per il post gara con le interviste, come sempre piccola pubblicità, rimanete collegati con noi, ci troviamo tra poco. Ho appena provato il simulatore e devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. E oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali. Non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti, e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Eccoci rientrati, salottino post gara, fra poco saranno con noi anche i protagonisti principali di questa gara, ovvero Vampir, Michael e Ricky Best, che ha chiuso il podio in terza posizione. Torniamo prima dell'intervista a commentare un pochettino la gara, ne facciamo ovviamente qui dalla cabina di commento, lo facciamo insieme a Mattia che è qui con me, lo è stato per tutta la stagione. Dicevamo, una gara ancora una volta gestita alla perfezione da Vampir, che continua questo trend positivo dopo le festività natalizie, un campionato completamente riaperto, un Alessio Fiorino che
ancora una volta è sembrato aver perso uno smalto che insomma sembra un pochettino sparito senza ragione, cioè non è successo niente di strano. Eh sì, il pilota Ferrari non è stato né in qualifica né in gara impeccabile, cioè ce lo aspettavamo molto più competitivo visto l'inizio di stagione. Michael tutto sommato ha comunque sempre fatto il suo, ha sempre portato al massimo il risultato possibile. Vampir in questo momento sta facendo un'ottima differenza, sta facendo veramente una gestione di velocità e testa impeccabile che gli stanno portando appunto i risultati sperati. L'unica cosa che mi permetto giustamente di aggiungere è che per quanto ci sia stato del bello, questa gara c'è stato anche del brutto, perché c'è stata un po' troppa esuberanza da parte di tutti. Penso che ci sono dei momenti e momenti, questo bisogna impararlo, siamo in una 50%, va benissimo, ma bisogna anche rendersi conto che non bisogna troppo esagerare, perché comunque le gare sono lunghe, queste sono delle competizioni che comunque vengono fatte in maniera corretta e pulita da parte di tutti. E questa sera la Sport, dopo un paio di safety car, non è stata impeccabile a centrogruppo, lasciando stare quello che è stato fatto invece là davanti. Quindi un po' di rimproveri per la Sport bisogna farli, perché ci sono stati un po' troppo contatti, un po' troppa esuberanza. Bisogna darsi un po' più una calmata, perché comunque le gare sono lunghe e ce ne sono ancora tante da fare, quindi non penso sia questo che vorremmo vedere dalla Sport League. Sì, tantissime gare non ci sono, quindi fanno il campionato in ballo, però ecco, da quel punto di vista c'è stata molta creatività nel cercare dei posticini in una pista dove insomma, è molto difficile, poi un attimo la carreggiata è discretamente stretta. Ma al netto di questo, ovviamente andiamo dai protagonisti, andiamo a sentire le loro voci, come sempre andiamo in ordine di classifica. Partiamo da Vampir, che si porta a casa il secondo successo, in tre gare. Buonasera a te. E diciamo, secondo successo in tre gare, un trend che continua a essere positivo dopo la ripresa delle ostilità, dopo la pausa natalizia, e ormai insomma non è una questione di gridare al lupo, ma considerando il giro veloce dovresti essere a meno 32 da Michael, a meno 5 da Fiorino. Ora ci sei. Ora ci sono, ed è una pronta risposta al casino che è successo un'altra volta a Spa, dove anche lì potevo vincere, però poi per casini vari che sono successi non è stato così. Sta gara qui è stata difficile già a partire dalle qualifiche, perché sono stato molto incerto, perché con la pioggia che arrivava e con il primo buon giro che avevo anche sbagliato, ero veramente sulle tele, avevo proprio l'ansia di sbagliare l'unico giro buono che avevo, però sono riuscito a farlo abbastanza bene per quanto la pista già in quel momento non fosse un granché, però comunque alla fine il giro l'ho fatto e ne ero tutto bene. La gara invece, allora, ovviamente sono contento per la gestione, perché ovviamente con tutto il casino che è successo per le safety car non è che abbiamo avuto tutto sto tempo per correre tra di noi, diciamo è sempre stato un qualche giro box. Tra l'altro mi sembra che abbiamo utilizzato, mi sa che anche la prima volta, tutte le gomme che avevamo a disposizione, almeno io, poi penso che anche gli altri abbiano fatto lo stesso. Però anche in questo frangente ho cercato di stare il più calmo possibile, perché sapevo che, bene o male, avevo sempre la gomma di vantaggio rispetto a chi mi stava davanti, e non ho mai cercato sorpassi troppo azzardati, anche perché qui a Zandvoort letteralmente c'è forse uno o due punti dove sorpassare, e a meno che proprio non ne hai di più è meglio evitare qualsiasi tipo di azzardo. E però appunto la gara non mi è piaciuta proprio per il fatto che ci sono tutte queste interruzioni di gara che non mi hanno portato comunque ad avere un ritmo costante. Mi sono dovuto sempre riniziare sempre da capo con delle nuove gomme, ritrovarsi sempre da zero, non è mai una situazione che piace ai piloti. Però tutto sommato anche l'ultimo stint con la rossa è andato molto bene, vedevo Michael dietro che provava ad avvicinarsi, però bene o male avevo anche conservato tutto l'ERS in giri precedenti e bene o male rimpossavo il gap che si chiudeva giro per giro, quindi diciamo che ho avuto abbastanza sotto controllo la situazione stasera, al netto ovviamente di tutte le interruzioni di gara con la serie, diciamo. Perfetto, Mattia.
Ma non ci sono domande, ci sono solo complimenti per appunto aver fatto una gestione, soprattutto quando c'è stato l'attacco su, se non sbaglio, Fiorino, dove non hai sfruttato niente di batteria se non nello slancio finale, quindi comunque veramente ottima gara da parte tua, ottima lettura e per il resto solo complimenti, bravo. Grazie, grazie mille a tutti. Tra l'altro Vampir, alla quarta edizione qui del Gran Premio d'Olanda nella storia della Sport League, il primo pilota a vincere a partire da, partendo dalla pole position, perché ne discutevamo prima durante la diretta, per due volte in Sport League ha vinto il pilota partito secondo e una volta quello che è partito quindicesimo, ma anche fra tutte le categorie solamente una volta su 12 gare aveva vinto il pilota partito in pole. Del resto da una prima voce deve essere per tutti. Quindi onorato di esserlo stato io. Perfetto, e allora per il momento ti congediamo, eventualmente ti lasciamo andare anche nel briefing post gara. Passiamo la voce al secondo classificato, passiamo a Michael, anche per lui una gara solida. Dalla chat dicevano anche insomma un secondo posto che non è certo da buttare, soprattutto perché probabilmente più di Vampir sei dovuto rimanere freddo e concentrato per districarti in una giungla un po' dopo le ripartenze. Sì, diciamo che è stata una situazione abbastanza difficile di partenza, sia quando alla prima safety car, quando davanti c'erano sia Topping che Magico, sia poi alla seconda safety car dove c'era Magico. Entrambi si sono difesi duramente ma giustamente, diciamo un pochino al limite. Poi quando ho dovuto sorpassare Sonny, lì che ho fatto anche il sorpasso, mi sembra c'era anche Fara, mi stava stringendo al muro, ho detto come mi schianto al muro, poi fortunatamente è rimasto quel millimetro di spazio che mi ha permesso di fare quel sorpasso. Però sì, diciamo la parte più difficile della gara è stata in quei sorpassi lì, in quei momenti lì, soprattutto perché la pista è molto stretta, quindi è un attimo che sbagli o vai fuori o tocchi il cordolo, il muro, quindi molto difficile quelle situazioni lì. Fortunatamente diciamo le ho gestite bene, anche contro chi correvo insomma le ha gestite abbastanza bene, potevano gestirle meglio, ma vabbè. Mattia, in questo momento non stai beneficiando di ottimi risultati, però comunque sei sempre davanti a Fiorino, ti sei dovuto indistricare come ha detto Luca in una giungla. Quanto ma oddio, è una vittoria e un secondo posto l'ultima due gare. Ma Michael ci ha fatto vedere anche lui delle ottime qualità. Io sono più molto che altro critico, in qualifica quindi. Si è inguaiato un paio di volte in qualifica. Sì. Eh sì, qua sei partito nono se non sbaglio. Sì, no, esatto, sì, purtroppo in qualifica diciamo mi sono accorto tardi che veniva la pioggia, me la sono presa un pochino troppo con comodo e non sono riuscito a fare il primo tentativo, poi già dal secondo insomma la pista già era più umida, poi vabbè il terzo addirittura neanche l'ho chiuso perché era iniziato a piovere, quindi sì, diciamo che tra Spa e qui mi sono complicato molto la vita. E in qualifica specialmente qua, poi quando ho visto nono comunque su una pista così dove non si passa diciamo ero un pochino demoralizzato, però ho messo gambe e spalle, ho detto ok, cerchiamo di recuperare, quello che si può fare si fa, alla fine è arrivato un secondo posto e penso che meglio di così non si poteva fare stasera, considerando appunto la nona posizione in qualifica. Ok, perfetto. Perfetto, grazie mille Michael. Passiamo anche da te al terzo classificato, passiamo il testimone, passiamo a Ricky. Dicevo ancora una sequenza positiva, se non vado errato dovrebbe essere il quarto podio consecutivo, se non vado errato. Ok, quindi statisticamente qualcosa lo ricordo, ancora una volta comunque una gara solida, eri sempre là davanti, bene in qualifica. Ovviamente c'è stato un po' da risalire, vale anche per te un po' il discorso di Michael, risalire in una giungla dove insomma vuoi strategie differenti, vuoi piloti più lenti che non si erano fermati, insomma c'era da sgomitare. Sì assolutamente, è stata una gara diciamo un po' all'arrembaggio diciamo, e infatti comunque tutte queste safety car di certo comunque non rendono la gara lineare, non la rendono comunque appunto, cioè per forza di cose la rendono una gara un po' più sporca, perché comunque devi cercare di sorpassare i piloti che magari hanno una mescola di svantaggio e che comunque si devono per forza difendere, perché sennò la loro gara non ha senso. E quindi appunto io
mi sono ritrovato un paio di situazioni comunque un po' indietro sulla settima, sesta posizione. Ho dovuto, diciamo, farmi spazio in mezzo a questa giungla, come hai detto tu. E diciamo che comunque però alla fine è andata bene. Peccato per la fine, perché comunque se avessi avuto un po' più di erze, se avessi avuto una soft nuova, magari potevo riuscire a difendermi di più su Michael, però con i se e con i ma non si fa niente, quindi mi tengo questo terzo posto e sono comunque contento del risultato. Perfetto, dicevo, sagge parole. Mattia! Ma la domanda più naturale che mi viene è che eri alla parabolica, eri molto affezionato all'esterno, devo dire, perché ogni volta cercavi sempre, sempre solo quella via. Nella diretta abbiamo visto un paio di brivi e toioioi. L'ho detto anch'io ioioi, perché comunque, sì, diciamo, era un po' all'arrembaggio, anche quei sorpassi tentati erano all'arrembaggio. Poi su Tugumic mi sembra ci sono riuscito, mentre su altri ho dovuto alzare il piede perché sennò finivo sul ghiaione. Su Magico Sonno ci hai provato tante volte, però ci ha sempre detto no, c'è poco spazio. Esatto. Complimenti anche per questo podio. Grazie. Perfetto, Ricky, congeriamo anche te così potete andare al briefing post gara. Mattia, siamo in conclusione e niente, rinnoviamo ancora gli appuntamenti. Domani sempre qui sul canale di Formula Italian Team a partire dalle 21:30 tocca alla Pro League, quindi tocca come sempre anche a te scendere in pista con il circuito di Zandvoort. Poi chiuderemo le ostilità di questa settimana di gare con la gara della Master League, il grande evento, mercoledì sempre alle 21:30. Poi si ricomincerà con la Prime League che aprirà le danze del prossimo appuntamento stagionale da venerdì. Detto questo, Mattia, io come sempre ti ringrazio per essere stato qui con me in cabina di commento. Sempre un piacere, Luca, quando vuoi. E ovviamente ringraziamo anche tutti voi che ci avete seguito fino in fondo e ricordiamo ancora l'appuntamento Pro League domani sempre qui sul canale di Formula Italian Team a partire dalle 21:30. Anche da parte mia, Luca Flaminio, un abbraccio e una buonanotte. A domani!